A questo punto lascio la parola a Sonia Radini per il punto 3, l'interrogazione sulla manutenzione e cura del verde pubblico. Prego, Sonia. Grazie Presidente. Dunque, il tema della gestione del patrimonio verde e arboreo del nostro comune non è soltanto importante, ma è direi proprio attualissima. È importante perché la cura di tutte quelle aree che costituiscono il sistema del verde pubblico urbano riguarda un patrimonio pubblico e ancor di più è una risorsa che migliora il microclima dell'ambiente urbano ed accresce la qualità della vita dei cittadini, perché lo sappiamo tutti e ce ne siamo resi conto abbondantemente durante il lockdown, c'è bisogno di vivere il verde per ogni fascia di età, dai bambini che possono utilizzare i giardini, ai giovani che possono fare attività motoria e sportiva, a chi ha gli animali domestici, che hanno necessità di spazi aperti. Il nostro comune da questo punto di vista è estremamente fortunato perché disponiamo di moltissime aree verdi. Per l'esattezza, secondo la ricognizione fatta dal nostro centro operativo, sono più di 245.000 metri quadrati, perché non abbiamo soltanto giardini e parchi, ma piazze, aiuole stradali, viali che hanno necessità di un'accurata manutenzione, mediante costanti interventi di pulizia, taglio dell'erba, potatura siepi e, non è da tralasciare, raccolta del materiale di risulta. In più, lo sappiamo, ne abbiamo discusso con altre delibere già approvate, ci saranno ampliamenti, nuovi parchi, nuove piantumazioni di alberi. Allora, il professor Ferrini, che tutti conosciamo, ci insegna che piantare alberi, ora mi viene in mente l'ultimo, il più recente in ordine di tempo, quelli che verranno piantati nel parcheggio antistante la Redi, proprio perché i parcheggi sono un'isola di calore. Quindi piantare alberi può essere una strada per ridurre l'impatto ambientale, ma occorre curarli negli anni successivi all'impianto. L'impegno di un'amministrazione dovrebbe essere quello di dire ai cittadini non tanto il numero degli alberi che si andranno a piantare, ma quelli che saremo in grado di far attecchire, crescere e soprattutto mantenere in modo corretto. Purtroppo, nel parco urbano di Grassina, già a settembre dell'anno scorso erano seccati diversi alberi. Poi ci venne detto che la ditta che aveva realizzato il parco avrebbe proceduto alla loro sostituzione. Così è avvenuto. Peccato che ora diversi alberi da frutto siano nuovamente seccati. Ci sono segnalazioni sugli aceri campestri in Piazza Peruzzi, sulle fioriere lungo via Roma, lungo la ciclabile verso Sorgane. E poi c'è il tema delle potature che andrebbero fatte nel modo e soprattutto nel momento giusto. Eppure è recente situazione, i lecci nel capoluogo, ai ponti e in Piazza della Vittoria hanno creato un po' di preoccupazione fra i cittadini. Io ho acquisito la VTA del consulente agronomo che li ha classificati in classe di pericolosità bassa in quanto a cedimento ed ha indicato interventi di contenimento e rimonda del secco. Ora, questo ce l'hanno detto anche, diciamo, pareri, competenti. Sembrano piuttosto interventi molto radicali, con tagli su branche di diametro superiore ai 15 centimetri, in un periodo che forse non è a riposo vegetativo e in condizioni climatiche direi molto particolari, cioè ieri a Bagna Ripoli si sfioravano i 40 gradi. Le domande, cioè, sorgono anche spontanee, no? È la ditta esecutrice, perché è una ditta esterna quello che ha realizzato l'intervento, aveva delle ragioni organizzative particolari, perché con un caldo del genere, come dire, ci sono poi delle conseguenze sulle piante e possono anche essere esposte a infezioni. Oltretutto, e qui chiamo in campo il buon senso, cioè questi interventi hanno tolto l'ombra. In un momento in cui di ombra c'è un bisogno disperato, fino a prima della potatura, sotto quei lecci le persone potevano stare con piacere, da ora in poi direi che sarà impossibile. E
Inoltre, sempre i cittadini, che sono a mio avviso i nostri occhi sul territorio, hanno segnalato situazioni in cui lo sfalcio dell'erba non è avvenuto con regolarità, oppure l'erba, una volta tagliata, è lasciata sul posto, con pericolo per gli animali domestici. Alla luce di tutto questo, e guardate bene, qui non è sotto processo né l'assessore né la PO del centro operativo, ma vorrei che questa interrogazione fosse uno stimolo per migliorare, no? Perché non si può rispondere, mi immagino, che va tutto benissimo. Cioè, l'interrogazione vuole chiedere, abbiamo noi la responsabilità tecnica e politica di questi interventi? Perché io l'ho detto, ne l'ho scritto nel testo, faccio parte anche della Commissione Agricoltura insieme a Edoardo e Riccardo. Stiamo ancora aspettando quel regolamento sul verde urbano che è dal 2018, votato con una mozione approvata all'unanimità. E ad esempio ce l'hanno già i comuni di Fiesole e Scandicci. Se vogliamo prendere uno spunto dalle buone pratiche di altre amministrazioni, sentivo il sindaco, si ispira molto al nostro comune gemellato. Il comune di Scandicci ha previsto l'istituzione di una carta del servizio verde pubblico, articolo 10, con la quale l'amministrazione dà riscontro ai cittadini dell'operato manutentivo sul verde pubblico. A me sembra una cosa molto importante, un gesto di dialogo, di spiegazione alla cittadinanza, no? Forse si potrebbe pensare di introdurla anche da noi. Magari facendo anche semplicemente qualche incontro pubblico, perché i cittadini non sono indifferenti, anzi, questa attenzione che manifestano è assolutamente un'attenzione verso il patrimonio ambientale che abbiamo, verso l'ambiente che ci circonda. Veniamo alle ultime due domande. Sappiamo che non ci sono giardinieri nell'organico comunale, ma diciamo, nel computo dei dipendenti del centro operativo, togliendo la PO e gli amministrativi, abbiamo ben 26 persone. Di questi, quanti sono dedicati al servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio verde e quanti ne vengono aggiunti in queste stagioni proprio perché c'è bisogno di annaffiare le piante? Ed infine l'ultima domanda, che però per me è quella dirimente. Quale fine si vuol far fare a questo servizio di cura e manutenzione del verde pubblico? Si vuole continuare a esternalizzarlo affidandoci a ditte esterne come le determine e l'accordo quadro che cito nell'interrogazione stanno già delineando? Oppure c'è un'idea politica, una volontà di in qualche modo invece cercare risorse di personale interno per affidare a quantomeno alcuni interventi, perché comunque anche se noi appaltiamo il servizio, la responsabilità delle decisioni e del controllo sull'esecuzione resta in capo all'amministrazione comunale, non si può scaricare soltanto sui tecnici. Grazie. Grazie Ledini. Lascio la parola all'assessore Minelli per la risposta che parlerà direttamente da qua. Sì, ringrazio la consigliera. Ora chiaramente si intrecciano le questioni dell'interrogazione poi con altre questioni, diciamo, di gestione del verde. Ha nominato la consigliera Redini degli altri interventi che meriterebbero approfondimento ulteriore. Cerchiamo di dare una risposta complessiva, però io mi attengo a quella che era la interrogazione, anche perché, visto, diciamo, gli aspetti anche tecnici toccati, mi sono preparato una risposta scritta. Quindi, intanto, vi porto alla lettura appunto di quanto richiesto nell'interrogazione. Poi le valutazioni extra che ha fatto, vediamo se si riescono a toccare verso il finale dell'intervento.
Allora, il servizio comunale di gestione e manutenzione del verde relativo a parchi, giardini comunali e viali alberati fa parte delle funzioni assegnate al settore viabilità, mobilità e centro operativo, il cui responsabile è la PO incaricata, geometra Massimo Nardi. Il servizio è gestito in forma mista sia con personale comunale, composto in media di 4-5 operatori, e due macchine falciatrici per erba che opera prevalentemente sui parchi e giardini comunali e cimiteri, che sia in appalto esterno, suddiviso tra giardini scolastici e immobili comunali, come da determina 292 del 18 marzo 2022, che ha affidato un importo lavori di 28.500 euro oltre IVA per l'anno 2022. Su questa consistenza patrimoniale, superfici erbose totali metri quadri 41, circa 42.000, sviluppo complessivo delle siepi metri lineari circa 1.500, alberi e arbusti vari circa 1.135, no, circa 1.135. Poi anche parchi, giardini e viali alberati di fruizione dei cittadini per l'anno corrente per gli sfalci di erba, come da determina 321 del 29 marzo 2022, per un importo di lavori affidato di 11.600 euro oltre IVA per le potature delle alberature presenti nei giardini pubblici, abbattimenti pianti pericolanti e rimpianti. Determina 202 del 23 febbraio 2022 per 12.500 euro oltre IVA. Le superfici di questi interventi sono superfici erbose totali in metri quadri circa 246.000, sviluppo complessivo delle siepi in metri lineari 4.174, alberi 3.852. Gli importi chiaramente variano in funzione della disponibilità di bilancio per l'anno di riferimento. Tutti gli appalti con imprese specializzate, che lavori, sia i lavori eseguiti invece con il nostro personale del centro operativo sono stati eseguiti sotto la direzione operativa di un tecnico in forza al settore che ne cura la programmazione, controllo e contabilizzazione. Quest'anno il servizio ha avuto regolare svolgimento sui numerosi giardini comunali, si è svolto senza interruzioni, sia per quanto riguarda il personale comunale che per quello delle ditte affidatarie. Naturalmente nel periodo primaverile, ma questo dipende anche dalle condizioni del meteo, soprattutto direi, abbiamo avuto situazioni di crescita dell'erba che si sviluppa su tutti gli ettari contemporaneamente, che non consente di avere su tutti gli ettari la stessa superficie di taglio in modo perfetto. Infatti, succedeva che in alcuni casi, pochi giorni dopo il taglio dell'erba, c'è stata la ricrescita spontanea, specialmente quando piove con temperature elevate. Recentemente, con determina 629 del 20 giugno del 2022, è stato approvato il progetto dell'accordo quadro per la gestione e manutenzione dei parchi, giardini e viali alberati comunali per un importo di 149.000 euro oltre IVA di durata pari a 36 mesi, la cui gara per aggiudicarne l'esecuzione è in corso. Verrà quindi usato questo contratto che ci consente di emettere ordinativi di lavori all'impresa affidataria, impegnandole di volta in volta le somme che saranno disponibili sul bilancio comunale per l'anno di riferimento, senza dover fare un appalto ogni volta che vi sono delle disponibilità economiche. Le aree a verde negli ultimi anni sono notevolmente aumentate e chiaramente necessitano di una cura costante ed anche un controllo, fra cui quello delle alberature, che viene effettuato tramite un incarico esterno a un tecnico agronomo forestale, dottor Cappelletti, che relaziona su alberature segnalate e sulle quali sono previsti interventi di potatura. Do anche un dato per quanto riguarda le ripiantumazioni. In questi 5 anni sono state abbattute 170 piante, e sono state rimpiantate 290 piante, quindi non soltanto rimpiantiamo ogni albero ogni volta che ne abbattiamo uno, ma abbiamo un 70% in più degli alberi che abbiamo abbattuto. Questo per dire qual è la linea che abbiamo come amministrazione comunale. Oltre ai progetti che abbiamo messo in campo, l'ultimo è stato citato, è quello del parco urbano, del parco a Sorgane, che chiaramente amplieranno ancora
in modo notevole il nostro patrimonio arboreo. Quindi la nostra amministrazione sicuramente sta andando verso questa direzione e ci andrà anche da un punto di vista di investimenti sul settore, che sicuramente è un settore che avrà bisogno di sempre maggiori investimenti e anche individuando figure e personalità specifiche. Quindi da questo punto di vista, lo chiede anche la domanda, mi sento di in qualche modo tranquillizzare la consigliera che nei nostri piani, nella nostra visione, c'è sicuramente quello di un investimento sul settore, sia con risorse ma anche con quello del personale. È un settore, ripeto, tecnico e specifico, nel quale bisogna avvalersi di professionisti e sono stati citati anche gli interventi effettuati. Chiaramente anche noi sull'ultimo intervento, tra l'altro le relazioni individuavano per alcuni in categoria B, altri come quelli di Piazza della Vittoria degli Alberi in categoria C. Sono stati quindi degli interventi ancora più necessari. Sono stati tutti interventi richiesti, fatti visionare dall'agronomo. Anche noi ci eravamo posti il tema chiaramente dell'ombra e tutto, però è stata fatta una scelta per la salute della pianta. Questo è quello che viene in qualche modo portato avanti primariamente. Un tema sul quale ci sono dei tecnici specifici che svolgono la loro funzione e sulla quale noi ci affidiamo. Poi per quanto riguarda le scelte politiche ambientali, da questo punto di vista il nostro comune vuole andare verso quello di un incremento del patrimonio arboreo e di una sempre maggiore cura e tenuta di questi alberi. Sapendo anche che quando si fanno gli interventi bisogna anche vedere come sono stati fatti nel corso del tempo e le potature seguono anche gli interventi che sono stati fatti nel corso del tempo. Per questo a volte sento dare dei giudizi esterni in modo così approssimativo, quando invece secondo me bisognerebbe ascoltare soprattutto chi di queste cose se ne interessa. Devo essere e lo svolgo come professione. Nostra amministrazione tra l'altro lo fa con diversi collaboratori, è stato per esempio citato e nominato il professor Ferrini, con il quale anch'io ho avuto modo di collaborare più volte e che gode sicuramente di grande stima da parte nostra e con il quale appunto ci si rapporta e ci si collabora, così come anche altri professionisti. Questo per dire qual è il modo con cui cerchiamo di agire rispetto anche alle altre questioni extra interrogazione. Poi, come tutte le cose, si possono sempre gestire meglio, fare del meglio. Sicuramente quello della gestione del verde è una gestione non semplice di per sé, perché sappiamo che l'erba la puoi programmare quanto vuoi, però poi in 2 settimane, in 3 settimane esplode in tutto il comune e lì devi stare a rincorrere e non ti puoi nemmeno dotare di un personale o di aspetti economici per quelle 3 settimane lì, perché poi per tutto l'anno ce l'avresti e non è che riusciresti a smaltirle per quelle 3 settimane. Quindi cerchi sempre in qualche modo di riuscire a gestire gli aspetti, oltre al fatto che poi ci sono anche tutti altri aspetti che riguardano i settori di competenza, il taglio dell'erba, noi abbiamo un certo tipo di competenza, città metropolitana è un altro, il consorzio di bonifica un altro, c'è tutto anche questo aspetto qui che complica non solo gli aspetti. Però noi, ecco, oltre a cercare di fare il nostro meglio, a parole lo dimostriamo nei fatti, e sicuramente sarà un settore sul quale vogliamo dedicare risorse e energie per poterlo così sempre sviluppare in maniera migliore. Bene, Redini, dici pure come ti ritieni, soddisfatta o non soddisfatta? Posso chiedere all'assessore la cortesia di allegare poi agli atti, alla delibera in pubblicazione, anche la sua risposta scritta, che direi è molto precisa, quindi sarebbe importante, no, che poi venisse... Ora ce l'ho in formato elettronico, comunque lo posso sì, trasportare in formato, non so se si può allegare. Sì, si può allegare. Okay. Allora, io devo dire che mi ritengo parzialmente soddisfatta dalla risposta ricevuta.
sicuramente apprezzo che ci sia una intenzione di investire sul settore che si occupa della cura e manutenzione del verde pubblico, sia in termini di risorse, sia in termini di personale, perché è una gestione, l'ha detto l'assessore, no, complessa. Ora io togliamo di mezzo le competenze extracomunali, che non ho neanche menzionato sugli argini dei fiumi, no, no, io ho parlato proprio soltanto di quello che rientra nella stretta competenza dell'amministrazione comunale. Bene che ci sia un minimo di dotazione interna, no? Questi 4-5 dipendenti che vengono destinati a questo servizio e almeno due macchine falciatrici. Quello che non ho, come dire, che volevo, su cui volevo avere una risposta esplicita era proprio la responsabilità, perché qui si parla di un bene pubblico e io cito dalla relazione tecnica del progetto per l'appalto, il verde urbano deve essere inteso come, quindi l'ha scritto la PO del centro operativo, come una componente fondamentale della qualità della vita. Grazie ai molteplici servizi e benefici che fornisce al sistema città. Di conseguenza non può più essere considerato come mero elemento estetico ed ecologico, ma come vero e proprio servizio al cittadino. Siccome è un servizio al cittadino, se chi esegue, chi fornisce il servizio e non è l'amministrazione direttamente, ma lo affida, lo esegue male, la responsabilità deve essere nostra. Cioè, quando i cittadini chiedono chiarimenti e hanno il timore che quei tagli sui lecci possano danneggiare in modo irreversibile quelle piante, forse sarebbe un atto di buon senso cercare una seconda consulenza. Conosciamo Ferrini, avvaliamoci anche della sua competenza, no? In questo modo qui è assunzione di responsabilità. Perché poi non ci si può, cioè non si può lavarsi la coscienza dicendo ma è colpa dell'agronomo. Tra l'altro l'agronomo neanche l'ha scritto nel documento, nella VTA, quando deve essere effettuato l'intervento di potatura. Ho già parlato anche col responsabile, è soltanto verbale l'indicazione di quando effettuare la potatura. Allora, mi sembrerebbe importante che ci si prendesse questa responsabilità anche politica di quando le cose non vengono fatte in modo corretto. Grazie. Bene, grazie Redini. Ok, No, 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 no. bene, grazie mille Redini. Allora, proseguiamo. A questo punto, Scusi, appunto. Presidente, Presidente, ci può essere una mini controreplica? Se vuoi farla, sindaco, prego. No, se crede opportuno, se non è fuori dalla cosa, era soltanto No, per dire, basta guardate. creare un dibattito su questa cosa. Magari se su quello che ha detto la Redini, se Lasciamo vuole fare stare. una controreplica Sì, rapida. certamente che intanto ho sentito anche il professor Ferrini. Nel periodo non è sbagliatissimo adesso farlo, non è una pianta, certamente con questo caldo c'è stress anche per la pianta, ma non è, essendo una pianta mediterranea, una pianta che tutto sommato è più il freddo e soprattutto il periodo in cui si pone a rischi di funghi e quant'altro che vanno nei periodi più umidi. In questo momento chiaramente non è il massimo, visto il calore, si va a perdere anche dell'ombra, tant'è che ci ha colto, ammetto per quanto mi riguarda, ammetto di non essere d'accordo con gli uffici nel fare questo tipo di intervento, ma anche perché si va a togliere l'ombra nel momento in cui è determinante. Quindi su questo fronte non ci sarà altri interventi di questo periodo, sebbene ammessi dall'agronomo, mi diceva, ed essendo una competenza tecnica. Ma certo, noi ci teniamo moltissimo ed è per questo che siamo anche intervenuti direttamente. Non c'è da fare tante storie. Gli alberi non moriranno, non avranno particolari conseguenze a queste potature. È chiaro che in questo momento è bene lasciare spazio all'ombra e fare delle potature non è certamente il motivo è che da farlo. Per cui, siccome non è stato fatto un errore tecnico,
Ma certamente da un punto di vista politico ho chiesto che queste cose gli uffici non le seguano. Non c'è un errore tecnico in sé, questo me lo conferma anche il professor Ferrini, me lo conferma anche il professore Ferrini, sebbene appunto comunque dello stress lo causiamo alle piante quando andiamo a fare una potatura con questo caldo. Però, oggettivamente, a mio avviso, buon senso non farla adesso. Io la vedo in questo modo, senza però volerne per forza tutte le volte farne un dramma, perché non è un dramma né per le piante né per nessuno. E in qualche modo vedrete che queste piante avranno anche maggiore rigore, saranno sicuramente più vigorose, poi anche grazie anche a questa potatura.